Buongiorno, ben ritrovati sulle fonti.tv. Mi raccomando, abbeveratevi ogni giorno alla prima live streaming italiana, TV in streaming e soprattutto oggi 21 aprile, Natale di Roma. Auguri di buon Natale a tutti i cittadini della capitale, sia che ci stiano guardando, sia che stiano facendo altro. Io sono in streaming da Roma, il nostro ospite invece no. E prima di presentarvelo, consentitemi giusto di fare un aggiornamento sulla vicenda della Superlega di calcio, che abbiamo accennato nei giorni scorsi, che è già finita, diciamo così. Oggi il capolavoro è Andrea Agnelli, intervistato dal giornale di famiglia La Repubblica, in cui dice: "Non ci sono problemi fra noi 12 squadre fondatrici, ispiratrici della Superlega, tre italiane, Milan, Inter, Juventus, tre spagnole, Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona e sei inglesi. C'è un patto di sangue", dice così, e quindi è garantito al 100% che ci sia la possibilità di successo di questa iniziativa. Talmente 100%, talmente patto di sangue, che è tempo che l'intervista scritta arrivasse nelle edicole o sui tablet digitali che arrivavano i dietro front, anche dell'Inter, che ha detto che ci deve ripensare, delle squadre inglesi che hanno detto non parteciperemo, e quindi lui, Andrea Agnelli e Florentino Perez, presidente del Real Madrid, sono rimasti con il cerino in mano. Dopodiché ho già detto che tutta la retorica, il romanticismo, il bello del pallone, il pallone dei tifosi, il pallone non è dei tifosi, il pallone è di chi ha i soldi, soprattutto. Ed è questa roba qui della Superlega, della UEFA, della FIFA, una guerra fra persone che hanno a cuore i propri destini, non quelli delle squadre, del calcio, dei tifosi. Torniamo allo stadio. I tifosi vanno dove li porta il cuore, i presidenti delle squadre di calcio vanno dove li porta l'Iban. E così possiamo concludere il ragionamento. L'ospite di oggi è un ospite di cui conosco abbastanza la storia. Sono andato a vedermi gli ultimi aggiornamenti. Pensate un po' che a un certo punto, in ragione e in bontà del nome che porta e che fanno di lui un ristoratore, non chef, perché a lui non piace il termine chef, ma piace il termine cuoco, aveva rilevato un posto a Milano grande, gestito da un brand di moda, l'aveva rilevato, si è messo a lavorare come ha sempre fatto, ventre a terra, tamburo battente, 7 giorni su 7, tutti i mesi dell'anno, e alla fine aveva ottenuto questo risultato. Nel 2020 avrebbe raggiunto il punto di pareggio del suo investimento. Purtroppo per lui e per tutti noi, nel 2020 c'è stato il Covid con il lockdown, e quindi lui si è ritrovato con questo locale, credo da 1800 metri quadri complessivamente, 40 dipendenti, a gestire il nulla. Adesso, ovviamente, come tutti coloro che sono nel settore della ristorazione, ma potremmo dire poi, no, dei servizi, pensate agli alberghi che paradossalmente non sono chiusi come ristoranti, sono aperti, ma non hanno clienti perché nessuno si sposta. È alle prese con gli effetti collaterali economici, la pandemia economica come effetto della pandemia sanitaria. Però, siccome è un ragazzo, giovane figlio di Sicilia, che dalla Sicilia si è spostato al nord, a Roma, poi a Milano, sono sicuro che ci racconterà come sta sopravvivendo in tutti i sensi Filippo Lamantia. Buongiorno Lamantia. Buongiorno, ciao Antonello, grazie di avermi considerato. Allora, intanto ho detto che non sei uno chef, sei un cuoco. Io sono Filippo, in questo momento sono Filippo, ho un rifiuto anche della giacca bianca da cuoco che non indosso da ottobre. Mi rifiuto, assolutamente, no, mi rifiuto, sono sincero. Allora, voi dovete sapere che Filippo Lamantia, che ha creato una sua cucina, ai miei occhi ha un gravissimo difetto.
io non amo l'aglio, anche se l'aglio fa benissimo al sistema immunitario, al sistema cardiocircolatorio, ma amo da morire la cipolla. Cioè io la cipolla la metterei pure nel caffè latte la mattina, la pizza con la cipolla, la pasta con la cipolla, la cipolla ovunque, bianca, rossa di Tropea, quello che vi pare a voi, cipolla. Lui, se gli parlate di aglio, cipolla e soffritti, come minimo vi insegue con la roncola. Da dove nasce questa idiosincrasia, Filippo? Ma non nasce da nessun rifiuto verso questi ingredienti straordinari che hanno caratterizzato da sempre la cucina italiana del sud Italia. Il soffritto era quella cosa che ti insaporiva tutto, anche gli ingredienti più scarsi in periodo di fame. A me non mi è mai piaciuta, ma tipo 30 anni fa, ti sto parlando ancora, che non facevo che ovviamente il cuoco, però erano degli elementi che non sopportavo, non sono allergico, peggio, non mi piace. Quindi mi ricordo che tutte le volte che andavo nelle trattorie, nelle osterie, in ristoranti, e dicevo, ma non è che si può avere questo piatto senza la cipolla o l'aglio, porro, scalogno? Mi rispondevano all'unisono tutti, no, il cuoco, lo chef, questa cosa non la permetterebbe mai. Ed è, permettetemi, una solenne minchiata, perché il cuoco, lo chef, l'oste, chi cucina anche a casa, cucina per chi va a mangiare. Non deve piacere a me il piatto, deve piacere praticamente al cliente. Quindi i cuochi devono essere in grado di soddisfare al 90% tutte le richieste del cliente a tavola. Il menu è un'indicazione, ma poi se il cliente ha un ricordo che è legato a un cibo, a un territorio, a un'estate, a un momento di benessere, il cuoco deve cucinare quel piatto, perché i cuochi cucinano. Quindi a eliminare tre ingredienti da una salsa al pomodoro, quindi che in questo caso la cipolla, non ci si sta niente assolutamente. Apri una lattina di passata di pomodoro, la frulli col basilico e gliela porti al cliente, tutto qua. Allora, dovete sapere che... Chiaro, assolutamente, che sia chiaro. Sì, dovete sapere che poi ci faremo ricordare da Filippo Lamantia quando è stato costretto, diciamo così, a impratichirsi con i fornelli. C'è un episodio della sua vita che mi fa sempre piacere evocare, anche se io lo conosco, per coloro che invece non conoscono la sua storia e non sanno che è stato salvato da Giovanni Falcone alla fine, Filippo Lamantia. Ma comunque, nei racconti che lui mi ha fatto e che gli ho sentito fare, lui ricorda sempre che quello che gli piaceva della ristorazione era l'idea, nei locali, presumo di Palermo, ma non solo di Palermo, no? La figura dell'oste, l'oste che ti accoglieva, che ti faceva vedere, credo, il menù addirittura scritto sul tovagliolo, o a voce. A Roma c'è ancora, a Roma in molte trattorie entri e dici il menù, ma che menù, adesso glielo dico, c'è stanno rigatoni alla carbonara, la matrice, e poi Filippo ha sempre ricordato l'oste prendeva la comanda, andava in cucina, cucinava, ti portava il piatto che tu gli avevi chiesto di fare e poi alla fine pagavi e ti accompagnava all'uscita. Era questo concetto di accoglienza e di convivialità, credo, che ti abbia impressionato, no? È così? Ma sì, perché quando negli anni 70 andavo in giro per mercati palermitani, quando c'erano i veri mercati, tipo la Vucciria, che adesso ovviamente non c'è più, il Borgo Vecchio, che adesso praticamente quasi non c'è più, l'unico mercato che è rimasto è la Ballarò praticamente, però il mercato era pieno di questi locali, io che ricordo benissimo. Tra l'altro io sono astemio, quindi non andavo nelle taverne per ubriacarmi, ma andavo per capire quello che c'era dietro un banco di legno, un localino che odorava di vino, di botte, di fave, di verdure, di soffritti, assolutamente.
e vedevo sempre questa figura mitologica a cui noi tutti che dobbiamo essere grati, che è appunto l'oste, come dobbiamo essere grati ai contadini, quello che sia chiaro, o ai pescatori, però l'oste era quello che praticamente impersonificava che 15 ruoli tutti insieme: accoglienza, lavaggio, ordinazione, cucina, il vino e l'acqua, il pane, il tovagliolo, il conto. Quindi praticamente sono tutti ruoli che lui era praticamente incamerava interamente. E la gente era contenta perché le persone andavano a mangiare e andranno a mangiare tra poco, speriamo, praticamente in luoghi dove c'è un racconto di casa, di accoglienza, calore, altruismo, perché questo è un lavoro, passione, che si può fare solamente con l'altruismo. E a me, non vi nascondo, veramente che mi manca tantissimo, cioè, veramente tantissimo. Ecco, questo approccio empatico, definiamolo così, di Filippo Lamantia non è un atteggiamento di maniera, lo dico perché lo conosco, lo dico perché conosco la sua storia anche imprenditoriale, passata da Roma, approdata a Milano. Ho detto del Covid, cioè del Covid, il 2020 doveva essere l'anno della svolta per la tua attività. Sì, avevo tantissime aperture, consulenze, il ristorante pieno di prenotazione di eventi. Il 19 avevo chiuso che con un po' di utile, un pochissimo, perché giuro che mi ero fatto io e i ragazzi miei un mazzo enorme. Abbiamo lavorato tutti i giorni e vedi che imporsi, tra virgolette, a Milano in un periodo come quello era difficilissimo, perché a Milano praticamente hanno aperto tutti i cuochi in tutti praticamente e gli anni passati. Quindi diciamo che mi ero inserito in un segmento, tra l'altro, tra virgolette, di architettura, design, perché il luogo me l'aveva fatto Lissoni, mio grande amico, però col progetto sempre di cibo di strada, di famiglia, di abbordabilità a tutti, ed era il progetto che avevo anche fatto a Roma, capito? Quindi è un progetto che funziona. Durante il lockdown, a cui ti sei attenuto come tutti, hai dato però una mano, hai continuato in qualche modo, no, questa vocazione. Adesso non voglio disegnare Filippo Lamantia come Cappuccetto Rosso, è un signore che fa impresa del suo mestiere, ci ha investito i soldi, è rimasto, come ho detto, purtroppo con il cerino in mano, non l'unico, non l'unico ristoratore, e non solo i ristoratori in Italia, vi vorrei ricordare, perché almeno 1 milione di posti di lavoro sono evaporati per sempre, lo dicono le statistiche, e vedremo poi quando finirà la pandemia sanitaria cosa rimarrà delle macerie economiche, purtroppo ne dovremo parlare a lungo, temo. Però sei stato comunque di aiuto a un'istituzione sanitaria milanese, o sbaglio? No, assolutamente, è giusto. Io ricordo che il primo lockdown ovviamente era un punto interrogativo enorme. Ci siamo che ritrovati dall'8 marzo tutti a casa, chiusi, però era praticamente questa cosa che ancora non capivamo che cosa fosse. Era una grande influenza, era un virus più pesante, va bene, chiudiamo e poi riapriamo, che troveranno le soluzioni. Però a inizio aprile mi contattai, ero a casa ovviamente che suonavo, perché non avevo altro da fare, o suonavo o ho riscoperto di avere una famiglia, una compagna, i figli, quindi bellissima questa cosa, perché uscivo da casa prima alle 9 della mattina e rientravo all'1 della mattina, 7 giorni su 7. Detto questo, mi chiamarono dal Niguarda e mi dissero, perché c'erano dei miei clienti che forse erano dei dirigenti interni, dei professoroni e cose varie, mi dissero: guardi Lamantia, sappiamo che lei è sempre a disposizione
per aiutare le aziende ospedaliere che fa sempre eventi di questo tipo, potrebbe alleggerirci il lavoro e produrre circa 500 pasti al giorno. Quindi io praticamente iniziai a capire che dovevo uscire da casa, andai a fare un sopralluogo in ospedale e mi vennero a prendere, e mi ricordo questa prima volta che indossai la mascherina, praticamente, e capì lì che dovevo farlo da me. Quindi io ho richiamato i cuochi, li ho pagati ovviamente tutti perché uscirono dalla cassa integrazione per un mese e mezzo, per due mesi, scusatemi, e da lì praticamente iniziamo a produrre pasti per il Niguarda ed è stata un'esperienza meravigliosa, assolutamente meravigliosa, con cui ancora oggi sono molto legato. Io so che, senza fare nomi, ma non per altro, perché non avete bisogno di pubblicità, che tu, Filippo Lamantia, insieme a Morelli, avete costituito una sorta di joint venture, nel senso che vi state dando una mano a vicenda, e oltretutto ho scoperto che tu, traditore che non sei altro, hai tradito te stesso, perché Morelli ti ha fatto assaggiare la cazzola senza cipolla. Ah, senza, vabbè, ma allora cipolla. Non è cazzola. No. L'ha fatta per il matrimonio di Piero Lissoni, che io ho organizzato da lui perché non avevo il ristorante, e ha fatto una cazzola, ragazzi, fotonica. Lì ha dimostrato, e io, tra virgolette, ho dimostrato che un piatto storico, locale, proprio importante, antico e povero, senza la cipolla era buonissimo. Ma lo hanno Ah, detto scusami. anche quei pochissimi ospiti che c'erano al matrimonio di Piero, che eravamo io, mamma, te, tu praticamente. Però era straordinario. Guarda, ti dico una cosa, io mi sto occupando di far aprire, speriamo presto, un albergo giù a Palermo, che è l'antichissimo delle Palme, l'hotel delle Palme. E in questi giorni, ovviamente, è un anno e mezzo che ci lavoro, che era stato interrotto ovviamente per via del Covid, sto mettendo su la brigata di cucina. E c'ho dei ragazzi veramente bravissimi, cioè, mi piacciono tanto, ancora ma non abbiamo provato i piatti, però è gente giusta, mi piace. E l'altro ieri, in una riunione giù a Palermo, uno di questi mi fa: io utilizzo la cipolla. Cioè là praticamente questo piscialetto di 24 anni è ovvio che me lo sono impalato, perché capisci, devono andare oltre e devono rispettare i progetti che funzionano da 25 anni, capito? Non deve essere una presa di posizione. Prima provi, vedi la gente che ne pensa, perché io gli ho detto: tu cucinerai per la gente, non per te, ok? Siccome Palermo aspetta il mio progetto da un anno e mezzo, è ovvio che si aspettano i miei piatti, quello è scontato, capito? Oh, Quindi a proposito di tuoi piatti, devo dire che Morelli, nel raccontare la storia della cazzola, ha riconosciuto, sempre all'insegna del vostro rapporto reciproco, di aver scoperto un dolce di cui ignorava l'esistenza. Credo che tu, correggimi, io ho origini calabresi, con le origini siciliane, le tradizioni siciliane, so poco o niente, ma mi pare che nel giorno di Santa Rosalia. Santa Lucia. Ah, di San. Ma dai, mia moglie si chiama Lucia, non sapevo. Ah, nel giorno di Santa Lucia, quindi il 13 dicembre, Certo, che si da fa a noi a Palermo? Palermo ci Sì. sono, c'erano, ora spero che ci saranno presto, Ancora? c'erano dall'alba al tramonto le file interminabili davanti ai bar rosticcerie, perché da noi si mangia o il riso, quindi le arancine, le panelle, o il grano cotto che si chiama la cuccia, La che è praticamente cuccia. la cuccia. La Quindi tu la cuccia. sera prima metti il grano, il frumento praticamente a bagno con la coperta sopra, Sì. l'indomani mattina il frumento, il grano è gonfio, lo risciacqui, lo cucini con tutti i profumi, che in questo caso è dolce, quindi con la cannella, con l'anice stellato, un po' di olio extravergine di oliva, e poi lo condisci
con la ricotta, la frutta candita, la crema gialla, la crema di cioccolata, ed è un piatto onestamente straordinario, che lui, mi ricordo che venne da me il 13 dicembre e gliel'ho messi quasi praticamente di forza, cioè si guarda, insegna che cosa facciamo nel sud Italia, che voi in Lombardia avete quattro piatti, cioè che cosa hanno? Un riso, l'ossobuco, le polpettine, un panettone praticamente e poi la cotoletta, ecco, stop. Abbiamo trasmesso. Scusa, ma ti offendi se dico che, con rispetto parlando, la mappazza che mi hai appena raccontato ricorda vagamente la pastiera napoletana? Certo, vabbè, ma Napoli, la Campania e la Sicilia hanno praticamente tantissime cose simili. Infatti, Roma, se tu vai nelle pasticcerie a Napoli, trovi cassata e cannoli. Se vai nelle pasticcerie di Palermo, trovi babà. Perché noi abbiamo tantissime cose in comune, tantissime. Il traghetto Palermo-Napoli, Napoli-Palermo, da quando è esistito, c'era questo scambio di prodotti. Ora ora arrivava un ferry boat, diceva Tiberio Murgia, grandissimo attore, Tiberio Murgia, grandissimo attore dei Soliti Ignoti, ma anche di l'audace colpo dei Soliti Ignoti, che finisce con una battuta che questa mattina ho attribuito a Andrea Agnelli, perché Andrea Agnelli appunto si è sbilanciato nel dire che avrebbero fatto questa Superlega di calcio, dopodiché hanno fatto tutti retromarcia, e il film L'audace colpo dei Soliti Ignoti finiva con Vittorio Gassman che diceva: ma hanno rimasto solo sti quattro cornuti, e pensavo che Andrea Agnelli oggi dicesse la stessa cosa: ma hanno rimasto solo sti 12 cornuti. Comunque, Filippo, scusami, lo so che per te è un flashback che hai già affrontato più volte, ricordo anche che a un certo punto io ti ho invitato in una mia precedente esperienza in streaming anni fa a un confronto insieme a Pietro Grasso, che è stato presidente del Senato e che però è stato anche un magistrato a Palermo, perché abbiamo ricordato in sua presenza, quindi davanti a un magistrato della Procura di Palermo, che tu sei finito in carcere ingiustamente, accusato di essere un collaboratore, associazione esterna con la mafia, ti sei fatto purtroppo, come era prassi all'epoca, un bel po' di carcere preventivo, poi finalmente Falcone ha aperto il tuo fascicolo e ha detto: ma sto ragazzo mandatelo a casa, e la cosa si è chiusa, o sbaglio? No, diciamo che è andata tutto sommato, è andata così, tutto sommato. È stata, guarda, io ti giuro, questa esperienza che ormai che fa parte che del mio curriculum vita, cioè io se un giorno devo presentare un curriculum a un'azienda, ci sarà questo, 1986, Ucciardone. È stata un'esperienza che non me la sono mai vissuta malissimo, io sono sincero. Tranne quel periodo di 20 giorni di isolamento, dove praticamente non mi hanno fatto né vedere né parlare con nessuno, neanche a lavarmi, avevo una barba lunga, contavo le mattonelle e le righe della camicia per far passare il tempo e dare ovviamente dei ritmi alla giornata, che non capivo più che ora erano. Però è stata un'esperienza formativa, chiamiamola così. Mi ha messo in confronto che con me stesso, perché avevo 26 anni, ovviamente ero un ragazzo che faceva tantissime cose, avevo fatto il fotoreporter, però andavo in giro, partivo, le motociclette, le ragazze, cioè ero tutto quello che una persona a quell'età ero felice di essere in quella maniera, ero un contenitore di tante cose. Però quando improvvisamente ti tolgono le cose, capisci, tutto acquista un valore enorme. E in quel caso, per esempio, in questo periodo hanno tolto a tutti quasi la libertà, capisci? Cioè non è, dice, io oggi voglio partire, voglio cambiare città, ma dove vado? Cioè, e comunque, dovunque, è così. Lì invece, oltre che voi sei praticamente
chiuso, che ti devi organizzare gli spazi con altre persone. Lì è la crescita mentale, che devi dividere i centimetri con altre persone, a prescindere da chi erano, capito? Ho incontrato gente meravigliosa, straordinaria, non rinnego di aver incontrato tutte quelle persone che mi ha fatto incontrare, tra virgolette, la giustizia italiana, perché se io non andavo lì, queste persone, e non le incontravo. Però è la mia educazione, ma mi ha permesso di tenermi distaccato in maniera corretta da uno stile di vita che poteva essere benissimo intrapreso quando uscivo, quello che sia chiaro, capito? Però è stata un'esperienza formativa, molto formativa. Riassumo, come esiste il libro e poi anche il film Educazione Siberiana, ecco. Filippo Lamantia ha avuto un'educazione palermitana, ecco. Perché dovete sapere, con Filippo Lamantia si potrebbe parlare, visto le sue molte vite, anche professionali, per tre ore. Lui era un fotografo, e non un fotografo qualsiasi. Pensate che quando c'è stato l'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, dalla moglie dell'uomo della scorta, il primo a arrivare sul posto è stato Filippo Lamantia, che lavorava con una grande fotografa, Letizia Battaglia. Ma guarda, giusto oggi è uscito un alert che Letizia sta facendo una mostra a Budapest, ma mi fa veramente onore e piacere essere menzionato tra i fotografi di quel periodo, capito? Cioè, esatto. Che è storia allo stato puro, ragazzi, è storia allo stato puro dell'informazione, del giornalismo. Cioè, eravamo, se io penso a come lavoravamo, è da brividi. Tu pensa che io, per portare le foto all'agenzia Grazia Neri a Milano nel 79, mi prendevo il treno da Palermo, venivo a Milano, alla stazione consegnavo il plico, mi rimettevo in treno e me ne tornavo giù a Palermo. Cioè, il viaggio proprio infinito, capisci? Cioè, lo so. Sto parlando non di Milano-Roma, cioè Milano-Palermo, capisci? Sì. Però fichissimo, perché poi ne approfittavo pure perché c'era il vagone letto, e quindi con le mie fidanzate praticamente ci passavamo il tempo, capito? Quindi dopo devi venire l'utile al dilettevole, capito? Ma la carne. Comunque, quando arriva sul luogo dell'omicidio di Dalla Chiesa, pensa che la vittima principale, lui ancora non aveva capito che era il generale, non c'era nessuno. Fosse sulla macchina più grossa, perché Carlo Dalla pensava fosse sulla macchina, diciamo, quella istituzionale, non immaginando che in realtà la vittima principale fosse su un A112. Quindi va a fotografare la scorta, l'uomo di scorta ucciso. No, era uno. E poi invece va, e quando la polizia arriva, gli strappa, vuole strappargli la macchina fotografica, lui aveva già sostituito il rollino. No, l'ho sostituito nella colluttazione. Ma è una cosa che benissimo, e quindi ha portato a casa quel tragico scoop, va detto. E poi, giusto per chi non abbia contezza della sua storia, dice: ma non ci avete detto perché è finito in galera? L'unico torto di Filippo Lamantia è che aveva occupato ufficialmente, con un contratto registrato, un appartamento in affitto che successivamente, purtroppo, fu usato dai killer della mafia per un omicidio. Allora, hanno pensato bene che, siccome lui aveva registrato il contratto, potesse essere complice. Pensate un po', che genio. Ma l'avevo lasciato 6 mesi prima, tra l'altro, capito? Non è che l'avevo lasciato una settimana prima. Avevo disdetto, ma poi c'era il contratto del telefono, dell'acqua, del gas. Diciamo che se uno deve essere, è difficile, lasci tante tracce di sé, se non altro può usare uno pseudonimo o farlo affittare da qualcun altro. Lui l'ha affittato, dopodiché 6 mesi dopo c'è stato quel tragico omicidio, sono andati a cercare lui. Quando finalmente poi Falcone, che era un uomo impegnato nella lotta alla mafia, ma era anche un garantista, e in più di un'occasione, credetemi, perché me ne sono occupato in maniera scientifica, nel caso appunto di Filippo Lamantia, ha detto: ma qui il ragazzo mandatelo a casa, perché non ci sono elementi a supporto. Perché in questo paese, lo ricordavamo anche ieri,
non è che è il colpevole o presunto che deve dimostrare la sua innocenza, è l'accusa che deve portare le prove. Le prove non c'erano, se non il contratto, ma... Era il periodo molto particolare, quindi hanno per l'opinione pubblica, e questo serviva, era quello che diceva un capo espiatorio, certo. I miei avvocati, era per l'opinione pubblica assolutamente tutto questo. Dopodiché a Lucciardone, periodo che lui non rinnega, ha anche lì imparato a cucinare e ad arrabattarsi con quei pochi ingredienti. Per passare il tempo. Esatto, per passare il tempo. Ma pensate com'è la vita, no? Le sliding doors. Da un evento che poteva rivelarsi per lui complicatissimo, è uscita la sua seconda vita che l'ha portato adesso a Milano. Io non vi ho fatto il nome perché noi in questo spazio non facciamo pubblicità, soprattutto a persone che non ne hanno bisogno. Ma se andate su Google, mettete Filippo Lamantia, Morelli, trovate tutto quello che vi serve per rintracciare i suoi piatti alla luce di un principio, quello di Maometto. Maometto si dice, se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. Se voi non potete andare da Filippo Lamantia per buscare i suoi piatti... Oggi ho 4 consegne. Ecco, è lui che ve lo può. Ma da un anno già faccio questo, è bellissimo. Andare a casa dei miei clienti e scoprirli dentro le loro abitazioni è una figata assurda. Cioè, mi ritrovo persone con appartamenti pazzeschi, mi ritrovo la provincia di Milano. È da un anno che io ho imparato a conoscere la provincia di Milano. Cioè, pazzesca. Io mi trasferirei domani mattina a Pioltello. Che ne so, cioè, ci sono posti pazzeschi in mezzo al verde, case carine, silenzio. Guarda, è bellissima, è un'esperienza fichissima andare a casa della gente. Guarda. Mai dire mai. Allora, grazie a Filippo Lamantia, grazie a tutti di averci seguiti. In bocca al lupo per il proseguo della sua attività e a tutti noi. Voi continuate a guardare Le Fonti H24. Domani avremo come ospite Carlo Calenda, che si è candidato a sindaco di Roma, ma non solo. Buona giornata a tutti, seguite Le Fonti, a domani alle 10, ciao. Ciao Antonello.